Pittore, scultore, grafico, fotografo e scrittore, Hans Bellmer nacque a Katowice, in Polonia, il 13 marzo 1902. Temperamento indipendente e ribelle all'autorità paterna, a 20 anni lasciò la propria famiglia per seguire i propri sogni. Si diresse quindi a Berlino nel 1922, dove conobbe e divenne amico di George Gross, pittore tedesco inserito nelle avanguardie artistiche dell'epoca. I contatti con l'ambiente berlinese di questi anni furono molto significativi per tutta l'attività futura di Bellmer. Su consiglio di Gross, Hans si mise a disegnare e, nel corso di un soggiorno di 3 mesi a Parigi, scoprì Pashin, pittore bulgaro, autore di numerosissime illustrazioni e caricature. Iniziò a delinearsi lo stile di Bellmer che nelle proprie opere mette sempre un esplicito erotismo. La sua arte prese forma definitiva nel 1933 a partire da un manichino in gesso raffigurante una ragazza, ispirato in parte dalla cugina Ursula per cui l'artista nutriva un'infatuazione. Fotografò questa bambola in varie pose e in diversi stati di smembramento e pubblicò le fotografie nel 1934 in una raccolta dal titolo Die Puppe. Tra il 1926 e il 1932 lavorò anche come disegnatore di pubblicità industriale, ma con l'avvento del nazismo Bellmer fu costretto ad abbandonare ogni attività. Le opere dell'artista erano considerate degeneri perché critiche verso il culto del corpo perfetto allora dominante in Germania. Alla fine del 1938, quindi, Bellmer, rischiando l'arresto da parte dei nazisti, si stabilì a Parigi, prendendo contatto con André Breton e il gruppo surrealista. Già nel 1936 questi artisti d'avanguardia avevano pubblicato in versione francese il suo album di fotografie sulla rivista surrealista Minotauro. I surrealisti trovarono di particolare interesse queste forti immagini di vizio e incantesimo. Come disegnatore possiamo dire che Bellmer derivò tecnicamente dalla grande tradizione germanica per la plasticità del tratto, per il tratteggio parallelo o incrociato, per l'uso di zone ravvivate di bianco. Ma per il potere allusivo e la carica di inquietante ambiguità dell'immagine feticcio della bambola, Bellmer rientra a pieno titolo nell'area culturale del surrealismo. All'inizio del secondo conflitto mondiale l'artista fu internato, ma dopo la guerra Bellmer visse il resto della sua vita a Parigi. Abbandonò la costruzione di bambole e spese gli anni seguenti a realizzare disegni erotici, incisioni, fotografie sessualmente esplicite, pitture e stampe di ragazze adolescenti. Influenzato da alcuni procedimenti surrealisti, come giochi prospettici e associazioni inconsuete, Bellmer è più efficace quando concentra la sua attenzione sull'elemento femminile puro. Visionario e voyeur, le sue ricerche sui trasferimenti anatomici testimoniano la ricchezza associativa di una fantasia che attinge unicamente all'esperienza corporea. Artista poliedrico, oltre ai disegni, Bellmer eseguì molti dipinti, incisioni, sculture e illustrazioni. Nel 1954 conobbe Unica Zurn, che divenne la sua compagna. Hans Bellmer continuò il proprio lavoro per tutti gli anni 60 e si spense a Parigi il 24 febbraio 1975. Ancora oggi le sue statue bambole suscitano in noi sentimenti di disagio e inquietudine. Ti è piaciuto? Metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!